Buonasera, bentrovati con l'appuntamento dell'informazione del TG Maxx. C'è la cronaca in apertura. Hanno perso l'orientamento i 7 capodogli spiaggiati a Punta d'Erci, a Vasto. 4 sono stati salvati da guardia costiera e tanti volontari accorsi sul posto. Questa sera non perdete lo speciale appunto sullo spiaggiamento dei 7 cetacei e sul salvataggio di 4 di loro. Vediamo il servizio. Mai era successo prima nelle spiagge del litorale abruzzese. 7 capodogli, infatti, stamattina si sono arenati a Punta Penna, nel tratto di mare a nord del porto di Vasto, in linea con l'inizio della riserva regionale di Punta ad Erci. I cetacei, dai 7 ai 10 metri di lunghezza e dal peso massimo di circa 12 tonnellate, avrebbero perso l'orientamento nell'Adriatico, insabbiandosi poi nei bassi fondali della zona, arrivando direttamente sulla battigia. I capodogli subadulti dai 7 ai 9 anni, in pratica adolescenti della specie, apparterrebbero ad un gruppo più numeroso già monitorato di recente nelle acque croate. A dare l'allarme stamattina verso le 8 un gruppo di surfisti. Immediatamente si è messa in moto la Capitaneria di Porto, che ha coordinato le difficili operazioni di salvataggio in una vera e propria corsa contro il tempo. Al lavoro gli uomini della Guardia Costiera, i volontari della Protezione Civile, carabinieri, decine di volontari, mentre centinaia di curiosi hanno assistito con trepidazione. Su 7 capodogli, 3 sono morti, ma in 4 sono riusciti a riprendere il largo. 3 tirati a braccia dopo essere stati imbragati. Il più grande è stato invece trainato da un moto peschereccio dell'armatore Natarelli, immediatamente sul posto insieme ad altre imbarcazioni della Guardia Costiera. Operazioni rese più difficili dallo scirocco, che ad una certa ora ha aspirato con punte di 16 nodi. Alle 15 l'ultimo capodoglio ancora in vita è stato accompagnato in acque sicure per poi prendere timidamente il largo. Si è trattato di soccorsi molto delicati vista la mole e la natura dei cetacei, che soffrono i rumori esterni, per ore immobili sulla battigia, continuamente bagnati dai volontari, da valutare adesso lo stress subito. Vincenzo Olivieri, presidente del Centro Studi Cetacei Onlus. In letteratura si nota sempre un nesso tra questi episodi di spiaggiamento ed episodi di ricerche petrolifere o episodi di esercitazioni militari con l'uso di sonar. Questa è una delle cause più frequenti degli spiaggiamenti di massa. Con la necroscopia, se troveremo delle tracce di embolia in questi animali, avremo la certezza di quello che è potuto accadere. Il fenomeno in Adriatico non è frequente e dal 1500 ad oggi sono documentati una decina di casi. L'ultimo nel 2009 nel vicino Gargano. Anche allora spiaggiarono 7 capodogli. Era il mese di dicembre. Ora l'autopsia chiarirà alcuni aspetti della vicenda. I capodogli sono mammiferi stanziali nel Mar Mediterraneo e vivono tra il Mar Ligure e lo Ionio, arrivando a profondità anche di 3.000 metri. Si orientano con il sonar ed è possibile che il segnale inviato in corrispondenza della spiaggia di Punta Penna sia stato assorbito e non restituito, facendogli perdere il senso dell'orientamento. Gli esperti proveranno a dare spiegazioni dettagliate. Sarà colpa delle attività petrolifere in Adriatico? È questo l'interrogativo che pone Legambiente Abruzzo sulla probabile causa dello spiaggiamento dei 7 cetacei che abbiamo appena visto. L'associazione ambientalista punta il dito verso la tecnica dell'air gun, un tipo di indagine sismica che si realizza con cannonate sonore da 280 decibel per l'esplorazione petrolifera. Legambiente Abruzzo chiede quindi ai ministeri competenti, cioè Ambiente e Sviluppo Economico, di verificare se e dove si stiano svolgendo questi tipi di ricerche. Forza Italia lancia un appello a tutte le forze politiche per un impegno congiunto a bloccare la petrolizzazione in Adriatico.
uno sforzo congiunto per bloccare definitivamente il progetto di Ombrina Mare e quanto chiedono i rappresentanti abruzzesi di Forza Italia. L'onorevole Fabrizio Di Stefano denuncia il decreto Sblocca Italia conterrebbe il via libera agli impianti petroliferi in regione contro i quali ormai da tempo si oppongono associazioni ambientaliste e politica. È giunto il momento, ha detto Di Stefano, che chi ha alzato le barricate dia seguito alle parole anche con i fatti attraverso uno sforzo politico e unità di intenti tra maggioranza e opposizione, anche attraverso il ricorso della Regione Abruzzo alla Corte Costituzionale per impugnare eventualmente la legge. Noi chiediamo ai parlamentari di maggioranza abruzzesi che intervengano su questo stesso provvedimento per evitare che trovi spazio appunto la soluzione in positivo per la realizzazione di Ombrina. Hanno tanto fatto marce, hanno tanto fatto dichiarazioni, hanno tanto fatto digiuni contro Ombrina Mare, oggi si trovano nella possibilità anche di intervenire effettivamente nella funzione legislativa. È chiaro che se questo non dovesse accadere, io ripresenterò in aula, in commissione in aula, quell'emendamento che già presentai al decreto sviluppo e che mi fu bocciato, nel quale si prevedeva il ripristino del decreto, delle norme del decreto Prestigiacomo, quello che prevedeva la linea di difesa di 12 miglia e quindi di fatto faceva andare a monte il progetto Ombrina 2. Anche qui vogliamo vedere coerenza da parte dei nostri colleghi di maggioranza. Con l'orso rinvenuto oggi a Pettorano sul Gizio sale a 4 il numero dei plantigradi trovati morti nel corso del 2014 all'interno del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Il 14 marzo in località Sperone di Gioia dei Marsi un'orsa viene soccorsa dal servizio veterinario del parco ma muore poche ore dopo. Si scoprirà successivamente che era affetta da tubercolosi bovina. Il 9 giugno a Pescasseroli in località Prato Cardoso viene trovata la carcassa di un orso di 15 anni, esemplare maschio conosciuto con il nome Ferroio. Il 29 agosto a Sette Frati, nel Frusinate, muore un cucciolo di orso, una femmina di circa 7 mesi. Infine oggi a Pettorano sul Gizio un ciclista del posto scopre la carcassa di un esemplare maschio di orso nelle campagne della zona. Dai primi accertamenti sembrerebbe che l'animale sia stato avvelenato. Voltiamo pagina, la CISL Abruzzo chiede un patto per l'economia e il lavoro. Il segretario regionale Maurizio Spina dice l'Abruzzo deve ripartire dall'industria. L'Abruzzo potrà ripartire sul versante del lavoro e dell'occupazione solo se si rilancia l'industria. Lo ha dichiarato il segretario CISL di Abruzzo e Molise, Maurizio Spina, che questa mattina ha presentato uno studio sulla situazione del sistema produttivo abruzzese dal 2008 ad oggi, insieme al professor Giuseppe Mauro, ordinario di politica economica all'Università d'Annunzio di Pescara. Il sistema industriale abruzzese, ha sottolineato Spina, è ancora determinante per lo sviluppo della nostra regione, ma risente di un tessuto produttivo fortemente parcellizzato e non pronto a raccogliere le sfide competitive che il mercato globalizzato impone. In questa fase di 8 anni l'apparato industriale è riuscito a mantenere indicatori importanti. Siamo riusciti a aumentare i contratti di rete che mette le imprese insieme, da 32 siamo passati a 564, ancora troppo pochi, però lo sforzo c'è stato fatto. Si è riorganizzato il sistema del credito dei consorzi fidi, ancora non terminato, i consorzi industriali con la costruzione di un unico consorzio che adesso deve attivarsi, si sono costruiti i poli. È sufficiente? No. Le vicine Marche, che è la realtà che più si raffigura come sistema economico-sociale all'Abruzzo, sta riprendendo sia in termini di occupazione sia in termini di crescita. Gli ultimi dati dell'ultimo semestre del 2014 dimostrano che le Marche è cresciuto del 6,4% sulla capacità di esportazione. L'apparato industriale delle piccole e medie imprese è riuscito a collocare prodotti in aree esterne al mercato europeo. L'Abruzzo invece fa fatica. La proposta del sindacato al presidente della regione è di realizzare un nuovo patto per il lavoro e l'economia in grado di attrarre investimenti e capace di fare sistema. Si individuano le aree industriali disponibili, i comuni interessati facciano una politica fiscale di vantaggio, il sindacato tenga conto dell'avviamento dell'impresa e quindi un costo del lavoro che costa di meno nella fase di avviamento, la regione garantisca tempi certi per le procedure e per il rilascio delle licenze. Cerchiamo di aiutare
La costituzione di nuove reti, ne abbiamo fatte 564 ma sono insufficienti perché l'apparato industriale è troppo polverizzato. Aiutiamo a costruire un polo per l'internazionalizzazione non come quello esistente ma che sia più ampio, dove ci possono aderire le reti, ci possono aderire gli stessi poli verticali settoriali, ci possono aderire tutte le strutture pubbliche e private presenti in questo campo in Abruzzo. A Pescara oggi passaggio di consegne al vertice della direzione marittima tra il contrammiraglio Luciano Pozzolano e il capitano di vascello Enrico Moretti. Cerimonia del passaggio di consegne e cambio di comando tra il contrammiraglio Luciano Pozzolano e il capitano di vascello Enrico Moretti alla guida della direzione marittima dell'Abruzzo, del Molise e delle isole Tremiti. L'appello ad un comune cammino per lo sviluppo dell'economia del mare è stato lanciato dal presidente della giunta regionale Luciano D'Alfonso al nuovo vertice. Ringraziando Pozzolano, D'Alfonso ha chiesto di portare velocemente a soluzione le procedure già avviate per il varo dei piani regolatori portuali di Pescara, Ortona e Vasto. D'Alfonso ha poi plaudito alla capacità dell'autorità marittima di aver saputo legare le esigenze dei territori pur diversi nell'ottica di sostenere la comunità dell'economia del mare. Le istituzioni locali non hanno mostrato la stessa capacità di visione, ha detto il presidente della Regione Abruzzo, e c'è ancora molto da fare sul piano delle alleanze strategiche. Nell'obiettivo, ha indicato D'Alfonso, di rispondere alle indicazioni della nuova Europa, che spinge verso partnership forti tra aree geografiche e competenze. Alla cerimonia è intervenuto anche il presidente del Consiglio regionale, Giuseppe Di Pangrazio, il quale ha auspicato il potenziamento delle infrastrutture portuali abruzzesi per rilanciare l'economia marittima. Per raggiungere questo obiettivo, ha spiegato Di Pangrazio, è necessario attivare sinergie comuni attraverso cui rilanciare le infrastrutture portuali regionali con il potenziamento dei porti di Pescara, Ortona e Vasto. Spray urticante per rubare un Rolex che fino a quel momento aveva finto di voler acquistare. Lo ha usato una donna di 60 anni, collaboratrice domestica, arrestata dai carabinieri per rapina impropria. Ora è ai domiciliari. L'episodio è avvenuto in un'abitazione a Francavilla al Mare, dove la donna lavora. Il suo datore di lavoro l'aveva chiamata pensando che le interessasse acquistare l'orologio che un suo amico voleva vendere. Quest'ultima, giunta all'appuntamento con il venditore, dopo aver contrattato il prezzo, ha chiesto di poter visionare il Rolex alla luce del sole, ma una volta uscita di casa ha cercato di allontanarsi e quando uno dei due uomini ha tentato di bloccarla ha usato lo spray. L'hanno bloccata e arrestata poco dopo i carabinieri. Lo sport Serie B, vigilia della seconda trasferta rossonera sul campo di un Varese severamente sconfitto nell'ultimo turno. Probabile rientro in attacco di Alberto Cerri. Virtus attesa dall'esame varese dopo l'ottimo avvio convincente e che ha mandato letteralmente in tilt di entusiasmo il popolo rossonero. Adesso al cospetto di un Varese ferito dai 4 gol subiti a Carpi spetterà a mister D'Aversa e a tutti i componenti della rosa dare l'ennesima prova di forza. I biancorossi non potranno disporre di Rivas, Miracoli, Cornacchi e Lupoli. Lupoli, quest'ultimo fresco di rinnovo, ha ripreso ad allenarsi sul campo, ma difficilmente sarà della contesa per i rossoneri, ancora squalificato a Menta e tornato Grossi dopo l'impegno in nazionale e dunque si candida per una maglia da titolare. Dunque questa la probabile formazione, il Varese del duo Bettinelli di Stefano col 4-4-2, Bastianoni, Fiamozzi, Borghese, Rea, De Vito, Zecchin, Corti, Blasi, Cristiano, Neto, Pereira e Petkovic. Questi ultimi due faranno parte del reparto offensivo per la Virtus Lanciano, che ha raggiunto la terra di Lombardia già da giovedì sera. Nicolas tra i pali, in difesa Aquilanti, Treste, Ferrario e Mammarella. A centrocampo Di Cecco, Paghera e Pinato, Gatto, Thiam e probabilmente Grossi il tridente offensivo. Parola a Manuel Turchi, anche lui torna a disposizione. Un Lanciano che sta in forma rispetto agli altri, vedo che insomma corriamo se non il doppio quasi
e quindi è più semplice arrivare davanti alla porta e avere più occasioni. E contro il Catania abbiamo disputato un'ottima partita, il pari ci sta stretto. Contro il Modena abbiamo fatto una grande partita, dovevamo forse chiuderla prima, perché poi sappiamo che quando non le chiudi basta un gol per cambiare tutto l'arco dei 90 minuti. Partita che andiamo a affrontare, oggi abbiamo visto che loro hanno qualità importanti, sanno palleggiare molto bene e davanti possono fare male in qualsiasi momento. Noi dobbiamo essere il Lanciano di sempre, aggressivo, e dobbiamo correre più degli altri per fare risultato. Quindi la nostra partita sarà sulla aggressività. Lanciano, una città innamorata da sempre del pallone, lo sostiene il giornalista Andrea Rapino con il suo nuovo libro dal titolo Le radici e la passione. Lanciano e il pallone, legame indissolubile, tutto da scoprire a ritroso nel tempo, alla ricerca delle radici nel segno della passione. Il calcio a Lanciano tra gli anni 30 e il periodo bellico è appunto il seguito del volume Le radici e la passione, uscito a marzo, che ha messo a fuoco le origini del calcio a Lanciano e la Virtus negli anni 20. La firma, le ricerche, la passione è quella del giornalista e storico lancianese Andrea Rapino, che con pazienza e appunto passione ha ricostruito nei dettagli i campionati ai quali ha partecipato la squadra di Lanciano, con i personaggi, gli aneddoti, le epiche sfide su campi impolverati. L'appetito vi è mangiando, dopo che ho cominciato a trovare i primi tabellini, i primi fatti inediti, ho cominciato a vedere che c'era ancora qualcosa da precisare, da trovare, da spulciare, allora diciamo facciamola completa questa cosa, e ho cercato di ricostruire nella maniera più dettagliata possibile i campionati anche di questo periodo che va compreso tra gli anni 30 e il periodo bellico. Tanti personaggi da conoscere, alcuni dei quali entrati di diritto nella storia patria calcistica lancianese, da Giuseppe Bacilieri, l'allenatore partigiano, a Bugugnoli, esperto centravanti milanese ingaggiato a quanto pare per tirare rigore, e invece, secondo la leggenda, licenziato al primo errore. Ancora Andrea Rapino. Era un calcio sicuramente più casereccio, la maggior parte dei ragazzi che giocavano erano ragazzi di Lanciano che non venivano pagati e scendevano in campo per amor di patria. I forestieri erano pochi, spesso pagati con vitto alloggio, un piccolo rimborso spese. E comunque un'epoca ricca di tanti aneddoti che sono, col tempo sono andati dimenticati, dall'anno che Lanciano ha avuto la maglia granata alla travagliata costruzione del campo dove adesso c'è il tribunale, oppure a tanti personaggi, dal famoso Bugugnoli che pare fosse stato cacciato per aver sbagliato un rigore, ma in realtà le cose non andarono così, fino a Bacilieri, che è passato alla storia come l'unico allenatore insieme a Castori ad aver conseguito due promozioni con il Lanciano. Un gran bel volume, insomma, che impone di guardarsi intorno per amare ancora di più il presente, con pressione di risultati, fatti, vicende, personaggi e ricordi da oggi meno sbiaditi. Il TG Max termina qui, vi ricordo che TG Servizi e Programmi sono anche sul nostro sito internet tgmax.it. Ci trovate anche al nostro canale YouTube e ai profili ufficiali di Twitter e Facebook. Grazie per l'attenzione, arrivederci.